Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Continua ad imperversare il maltempo sul Tirreno Cosentino, disagi in molti centri per il mare molto mosso, ad Acquappese è stato chiuso il lungomare. A distanza di 50 anni il progetto dell'Unica non è mai stato completato, le strutture previste da Gregotti restano sulla carta. L'acqua che scorre dai rubinetti delle case di Taurianova non convince il sindaco nei vieti del consumo per uso domestico. Investito da un'auto muore sul colpo, il fatto è accaduto questa mattina lungo la statale che costeggia l'abitato di Luzzi. Alla fine, all'uscita di Crotone, la spuntata il Cosenza. La squadra silana porta a casa una vittoria che vale moltissimo. Contestazione a fine gara per la compagine di Oddo. Buonasera dalla redazione del TGTN. Dunque il maltempo in primo piano in questa edizione, maltempo che sta imperversando sulla nostra regione, in tutto il centro-sud, pioggia forte sul nostro territorio, ma anche mare molto mosso che ha creato diversi problemi in molti centri, soprattutto sul Tirreno. Andiamo sul Tirreno Cosentino con Isabella Roccamo. Allagamenti, strade chiuse, onde alte fino a 6 metri. Situazione difficile sul Tirreno Cosentino. Qui siamo ad Acquappese, a causa della mareggiata, a rischio questa abitazione. Ormai siamo alla mercé del mare proprio, cioè non è arrivata alle fondamenta di casa. Cioè, dopo la mareggiata del 21 marzo di quest'anno ci sono stati danni più gravi. Adesso pure un mare che magari fortissimo non è, diciamo, è forte, però non a livello di quella mareggiata, comunque ci sta di nuovo, sta minando di nuovo la casa, perché siamo arrivati allo spigolo di casa, quindi può scavare sotto e ci fa cadere casa. C'è davvero tanta paura, però voi abitate qui da una vita. Sì, questi sono i sacrifici di mio padre, che purtroppo non c'è più. Mia mamma, che ha 75 anni, non se ne vuole venire, lei ci ha abitato sempre. Togliere una persona anziana poi dalla sua abitazione non è semplice, non è facile. Abbiamo avuto veramente paura, perché effettivamente è salito dei 20-30 metri, è arrivato fino alla strada, quindi la casa era immersa nell'acqua proprio, quindi ci siamo visti quelle onde alte 4-5 metri che facevano veramente paura. Io ci sono nato qua, sono 53 anni che abito qua, però non ho mai avuto paura del mare, ma adesso sì, adesso veramente abbiamo proprio superato ogni soglia, quindi c'ho veramente paura. Io chiedo intervento il più subito possibile, perché non possiamo andare avanti così, che il mare mi è entrato dentro, sotto il letto dei bambini. E lei questa mattina non ha voluto lasciare la sua casa? No, non lascio la casa, pure tanti anni fa mi ha invitato il sindaco di andare a guardia perché era pericoloso il mare e io non ho voluto uscire. Mio marito, che adesso è deceduto, nemmeno, perché dice: io voglio morire nei miei muri sudate. Sindaco, allora, un'altra giornata da incubo per le mareggiate, ancora danni, abbiamo detto il lungomare ancora una volta chiuso, ma è qui che è la situazione di maggiore pericolo. Ormai da noi è un rito che si ripete, l'anno scorso sono state 10 mareggiate, poi è stata l'11ª che ha sfaldato tutto. Io la cosa di cui mi sono preoccupato subito, al di là dei danni che si sono registrati, è che le difese nostre il 21 marzo sono state completamente distrutte. Ed oggi ne vediamo l'effetto, perché proprio qui c'è la scogliera che difendeva questa zona, che non essendo stata riparata ha consentito il procurare di questi danni. La regione Calabria, con la quale mi sono interfacciato più volte, con l'ingegnere Zinno, con l'ingegnere Mancuso, hanno messo anche a disposizione le risorse per fare questo, però purtroppo in Calabria la burocrazia non consente di realizzare le cose nei tempi giusti, tant'è che come si dice, questi eventi non aspettano i nostri tempi, hanno i loro, e loro dobbiamo cominciare a imparare a rispettare i loro tempi, non i nostri. Se così facciamo, probabilmente per il futuro riusciamo a evitare tante situazioni brutte come questa.
Questa è la situazione sul Tirreno Cosentino, in particolare ad Acquappesa, non diversa in altre località. Andiamo invece nel Cosentino. Intanto vi dico già che il Dipartimento di Protezione Civile ha prolungato l'allerta meteo diffusa ieri anche a domani. Per quanto riguarda la Calabria, dal mattino di domani sono previsti altri eventi atmosferici pericolosi. Andiamo adesso con Gustavo Baldino a vedere i danni causati dalla situazione nel Cosentino. La pioggia insistente di queste ore sta provocando disagi nel Cosentino, tante le segnalazioni alla centrale dei vigili del fuoco per infiltrazioni d'acqua, allagamenti, messa in sicurezza delle strade a causa della caduta di alberi e cornicioni pericolanti. In particolare nella città dei Bruzzi sono state 5 le famiglie evacuate in contrada Macchia di Tavola a ridosso del fiume Busento. Ad allertare i vigili urbani, gli stessi residenti preoccupati per il fango e per la caduta di alcuni detriti che si sono staccati dal costone vicino alle abitazioni. Il municipio ha previsto il trasferimento degli abitanti, una decina in tutto, in un B&B della città. Il fiume oggi risulta ingrossato, ma non desta preoccupazione. Forti mareggiate hanno interessato la costa tirrenica, situazione preoccupante ad Acquappesa. A Crotone, dopo la tromba d'aria che domenica ha travolto l'area industriale, si fa la conta dei danni, milioni di euro, chiesto dalla Regione lo stato di calamità naturale. Intanto dal tavolo tecnico attivato dalla Protezione Civile è stato escluso lo sversamento dell'impianto consortile Corap per il trattamento delle acque della falda del sito Sindial, danneggiato dalle forti raffiche di vento che ha colpito la città di Pitagora. Sempre a causa del maltempo è stata interrotta l'erogazione idrica nel comune di Casali del Manco, in particolare nelle località di Trenta, Centro e Morelli, e quindi il sindaco di Casali del Manco, Stanislao Martire, ha deciso, proprio perché le piogge hanno reso l'impianto di potabilizzazione da Sorical non operativo, di chiudere le scuole per la giornata del 28-11 in attesa della ripresa appunto del funzionamento dell'impianto per permettere quindi l'arrivo di acqua in questi plessi scolastici. Quindi i plessi scolastici di Trenta, Centro e Morelli saranno chiusi nella giornata del 28-11, ossia domani, lo ha deciso il sindaco di Casali del Manco, Stanislao Martire. Cambiamo argomento. Precari da anni, la storia di 41 lavoratori che prestano servizio nelle strutture sanitarie della provincia di Cosenza. Oggi un'interpellanza del consigliere regionale Gianluca Gallo al governatore solleva il caso e ne chiede la stabilizzazione. Negli ospedali di Castrovillari e San Giovanni in Fiore lavorano da anni 41 precari, svolgono le mansioni amministrative, trasporto sanitario, servizi di manutenzione ordinaria delle strutture dell'azienda sanitaria provinciale, ma per l'ASP di Cosenza restano sospesi. L'interrogazione del consigliere regionale Gianluca Gallo al presidente della regione Mario Liberio solleva il caso. Lavorano come precari e non hanno una tutela con la trasformazione del loro rapporto in rapporto a tempo indeterminato. Beh, io credo che anche a seguito delle nuove direttive della legge Madia sia sacrosanto, atteso che ci sono stati anche nel settore della sanità vari pensionamenti, anche autorizzazioni da parte del commissario Rack per delle assunzioni, io credo che sia sacrosanto che si proceda alla regolarizzazione di questi lavoratori. Oggi, si sostiene nell'interpellanza, ci sono le condizioni per dare serenità a famiglie stanche di sacrifici. Ci sono le condizioni per poterli stabilizzare e per poter riparare all'ennesimo guasto della sanità calabrese, in particolare della sanità della provincia di Cosenza, con questi lavoratori che operano senza nessuna tutela ormai da tempo immemore. C'è una circolare, la numero 3 del 2017, con la quale nel triennio 2018-2020 è prevista la possibilità di bandire concorsi. Delle procedure concorsuali, e questi lavoratori potrebbero naturalmente essere inseriti in queste procedure e potrebbero in qualche modo finalmente passare a tempo indeterminato. Io credo che sia necessaria un'assunzione di responsabilità da parte della direzione generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, atteso che sono lavoratori che fanno capo ad essa. Torniamo a parlare di acqua, siamo a Torrianova, non c'entra questa volta il maltempo. Il sindaco di Torrianova ha sospetti sull'acqua che fuoriesce dai rubinetti del centro del Regino e dunque ha vietato il consumo per uso domestico.
A Taurianova è emergenza acqua, ma a differenza di altri centri calabresi non è la penuria del prezioso liquido ad allarmare la popolazione, ma da analisi microbiologiche effettuate si è riscontrata la non potabilità dell'acqua. Le analisi sui campioni hanno evidenziato infatti una presenza di valori microbiologici e batterici leggermente superiori ai limiti della legge, quindi il divieto provvisorio per il consumo umano. In queste condizioni la preoccupazione tra i cittadini sta crescendo, ma il sindaco rassicura sostenendo che si sta procedendo alle operazioni di igienizzazione delle tubature e dei serbatoi attraverso l'immissione di cloro, come da prassi, dicendosi speranzoso di ultimare queste manutenzioni entro la settimana e richiedere nuovamente gli esami del caso per verificare se l'acqua è tornata potabile per l'uso domestico. L'amministratore taurianovese individua anche il problema del leggero inquinamento batterico. Quando si verificano precipitazioni così abbondanti, come avvenuto nelle scorse settimane, spiega, è più facile che si riscontrino queste emergenze. Il sindaco ci tiene però a precisare che il comune di Taurianova, a differenza di molti altri enti, effettua le analisi in modo costante ogni 6 mesi, che vanno ad inserirsi a quelli effettuati dall'ARPCAL. Tutto questo, osserva ancora Scionti, a garanzia della salute dei propri cittadini. 50 anni sono passati dalla legge istitutiva dell'Università della Calabria, il progetto del campus resta ancora incompleto nonostante i terreni siano stati già espropriati. L'Università della Calabria, un campus incastonato tra le colline di Raen della legge istitutiva firmata il 12 marzo del 1968, sono passati 50 anni. Quanta strada è stata fatta, quanta ne resta da fare? Questo è il progetto di Gregotti, quindi il progetto originario dell'Università della Calabria. È stato realizzato completamente, Franco Bartucci? No, non è stato realizzato completamente. Cioè, anzitutto manca, si prevedeva all'inizio nel progetto Gregotti la partenza dalla 106, come vedi, dalla 106, per poi arrivare fino a Settimo di Montaltofugo con la stazione ferroviaria Paola-Cosenza, Cosenza-Sibari. Il progetto non è stato completato. Certamente il problema è questo: esiste il terreno, non dimentichiamoci che c'è un territorio espropriato. Se c'è la volontà da parte dei comuni di Cosenza e Rende e di Montaltofugo, certo, se c'è questo coagulo di interventi, di partecipazione, io dico che questo progetto può essere portato a compimento. In questa università, nel corso di questi 45 anni, c'è stato un impegno, le famiglie hanno investito sui propri figli per dare una laurea e poi alla fine cosa succede? Che i propri figli se ne vanno fuori e in questa regione rimane pochissimo, perché il know-how viene trasferito da questi ragazzi, viene portato a disposizione delle aziende del nord e dell'Europa a costo zero, e qui rimane semplicemente i debiti che i genitori più delle volte hanno dovuto fare per mantenere i propri figli qui all'università. Non bisogna pensare che l'Università della Calabria serve solo alla Calabria, serve al paese, serve all'Europa, così come l'investimento della Basilicata, altrimenti non si farebbero mai gli investimenti nelle regioni sottosviluppate in termini di istruzione superiore. Parliamo adesso di turismo montano, sono dati positivi quelli del turismo calabrese, il turismo montano può essere un altro elemento importante, la regione prova anche a coinvolgere le famiglie e i bambini. Nella Calabria, che vede crescere le presenze turistiche più 5,4% nel 2017, si punta anche sulla montagna e gli sport invernali per diversificare l'offerta e attrarre nuovi flussi. Un progetto per promuovere lo sci e gli sport invernali coinvolgendo i bambini e i giovani e valorizzando le montagne calabresi è stato presentato nella sede della Regione. Un evento internazionale, Snow Kids, sarà sperimentato anche sul territorio calabrese tra il 17 e il 18 febbraio prossimo nelle località di Camigliatello, Loriche e Carlo Magno, nella Sila e provincia di Cosenza. I dettagli li hanno rivelati il governatore Mario Oliverio e Gabriella Paruzzi, campionessa olimpionica nel 2002, ambasciatrice in Italia della Federazione Internazionale Sci e attuale presidente della Commissione Nazionale Giovani Fondo della Federazione Italia Sport Invernali. Si tratta praticamente di portare più bambini possibile sulla neve, sugli sci, che non si tratta esclusivamente di sci agonistico, ma sicuramente di appassionare questi ragazzi e ad apprezzare soprattutto appunto quello che è lo scivolamento sopra la neve.
E la cosa bella, la peculiarità di questa iniziativa è che ci si vuole anche coinvolgere le famiglie. Credo che sia un valore aggiunto a questa, questa proposta internazionale, perché solo grazie al coinvolgimento delle famiglie, quindi dei genitori che si possono appassionare anche loro a questa attività, possiamo far sì che i nostri ragazzi poi vengano portati sulla neve, perché altrimenti senza il supporto dei loro genitori credo sia molto difficile che questo avvenga. Un'iniziativa in linea con la strategia della Regione di valorizzare le risorse umane ma anche ambientali della nostra terra, di promozione delle bellezze del territorio, sia per la crescita della Calabria, sia per il riscatto della sua immagine. Abbiamo investito sull'impiantistica sportiva, oggi la Sila, l'Aspromonte sono dotate di impianti di avanguardia e stiamo puntando sullo sport diffuso. Lo sci di fondo appunto è una pratica sportiva che ha preso corpo nella nostra regione, che coinvolge migliaia di ragazzi. Questo progetto, che è stato presentato oggi e non a caso patrocinato da Gabriella Peruzzi, che è qui con noi a significare l'interesse nazionale ed internazionale che c'è verso gli sport invernali nella nostra terra e sulla nostra montagna, è un progetto che esprime qualità. Adesso a Castrovillari per la presentazione del Popolo della Famiglia di Mario Dinolfi, che dice: facciamo ripartire l'Italia. Mario Dinolfi è arrivato a Castrovillari per presentare il Popolo della Famiglia, gruppo che è nato nel 2016 dalle manifestazioni del Family Day. È proprio sulla famiglia che ha incentrato il programma per far ripartire l'Italia. È una regione come la Calabria che ha la famiglia, diciamo, nel sangue, è un elemento di tradizione oltre che di forza naturale della società calabrese, credo davvero possa rappresentare il luogo dove spiegare bene a cosa serve il Popolo della Famiglia. Serve a ridare vita alla politica, oltre che a ridare passione ai cittadini, serve a far tornare centrale quelle figure straordinarie che sono le mamme e i papà. Serve a immaginare una nazione che non si spopola, perché anche in Calabria incredibilmente siamo arrivati in una fase in cui non nascono più bambini, sono molto più le persone che muoiono rispetto ai bambini che nascono, e quando una terra ha questo tipo di problema, nascono pochi bambini, muoiono molte persone e i giovani vanno via da questa terra, allora questa terra rischia di essere una terra deserta. Contro il deserto c'è la famiglia. Un altro punto importante del programma, dice Adinolfi, riguarda la sicurezza, perché l'immigrazione incontrollata e incentivata provoca sofferenze dei migranti e insicurezza nel paese. La Corte d'Assise di Appello di Catanzaro ha inflitto 14 anni di reclusione ad Alfonsino Ciancio, di 29 anni, di Acquaro, accusato di aver partecipato all'omicidio dell'ex candidato a sindaco di Nami, Giuseppe Damiano Cricri, 48 anni, trovato carbonizzato nella sua auto il 21 ottobre 2013. Secondo l'accusa, uccidere Cricri con un colpo al volto sarebbe stata la sua ex amante, liberata Gallace, di 52 anni, madre di Ciancio, che avrebbe poi cercato di far sparire il corpo con l'aiuto del figlio e del nuovo compagno. Adesso altri fatti di cronaca, i nostri 100 secondi. Tragico incidente a Luzzi, nel Cosentino. Questa mattina un uomo è stato travolto e ucciso sulla statale 234, esattamente in contrada Gidora. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi che accerteranno la dinamica di quanto accaduto. Un bunker realizzato all'interno di un garage è stato scoperto dai carabinieri di Ciminà nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata insieme ai cacciatori di Calabria nell'abitazione di un 52enne che è stato denunciato. Il bunker era costituito da una camera da letto a castello. Un 56enne è finito in manette a Careri, in provincia di Reggio Calabria, con l'accusa di detenzione illecita di stupefacenti. I carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato oltre 800 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.
Grossista di Lamezia Terme nei guai, frutta proveniente dalla Grecia veniva venduta per italiana. A scoprire la frode gli ispettori del Ministero delle Politiche Agricole, i quali hanno sequestrato questa mattina 860 kg di kiwi nel corso di alcuni controlli. Andiamo a Palmi, adesso si parla del Cineteatro Cilea, lavori di restauro che volgono al termine, ma c'è incertezza, al di là del cronoprogramma, sull'apertura e soprattutto sulla gestione. I lavori del nuovo Cineteatro Francesco Cilea a Palmi sono sulla dirittura d'arrivo. Si pensa che entro la fine dell'anno le ultime operazioni di restauro saranno ultimate. Ma da Palazzo San Nicola, sede del municipio, non trapela nulla, in particolare sul cronoprogramma e sull'apertura della nuova struttura. L'incognita principale, una volta ultimati i lavori e consegnati le chiavi al sindaco Giuseppe Ranuccio, sarà la gestione del Cineteatro. Da questo punto di vista sarà importante capire i tempi di pubblicazione del bando di affidamento e a chi sarà rivolto. Il nuovo Cineteatro sarà dotato di una sala principale cinematografica e teatrale di circa 400 posti a sedere. Ci sarà poi una saletta cinematografica 3D per circa 90 posti, intitolata a Vittorio Gassman, che visse nella città della Piana nella sua infanzia. Il costo dell'intera operazione si è aggirato intorno a un paio di milioni di euro, di cui oltre 900.000 utilizzati per l'acquisto dell'immobile a carico del bilancio comunale, grazie ad un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 2010. E adesso parliamo della Fondazione Carical, che ha dedicato una serata evento alla celebrazione delle minoranze etniche e alle diversità. La Calabria e la Basilicata storicamente sono sempre state terre di approdi e di accoglienza. Ancora oggi sopravvivono isole etnico-linguistiche dove si sono mantenuti inalterati usi, costumi, lingua e fede dei luoghi d'origine. Le principali comunità minori sono tre: i grecanici, gli occitani o valdesi e gli albanesi. La Fondazione Carical, la cui principale mission è quella di contribuire all'approfondimento e alla conoscenza delle culture mediterranee e promuovere iniziative che possano favorire il dialogo e la comprensione tra le diverse espressioni culturali del Mediterraneo, ha dedicato una serata evento nella location del Parco degli Enotri di Mendicino alla celebrazione delle diversità che costituiscono oggi più che mai un grande valore aggiunto per le due regioni. Suoni, saperi e sapori diversi. Questo è il tema di un vero e proprio galà presentato da Rosanna Mortati, che ha acceso i riflettori su realtà straordinarie che si sono raccontate attraverso la musica, i costumi, i prodotti enogastronomici e l'artigianato. Nel corso della serata sono stati tanti i momenti di riflessione e di approfondimento e le testimonianze che hanno contribuito a rendere omaggio ad un sud che accoglie e ad una terra che nel corso dei secoli è stata sempre madre e mai matrigna. E adesso lo sport, il calcio, riflettori puntati sul derby fra Crotone e Cosenza, uno spettacolo sugli spalti dello Scida, spettacolo anche in campo, qualche giallo di troppo, due rossi, uno per parte, alla fine il Cosenza conquista i tre punti importantissimi per la sua classifica. Riccardo Idda a mettere la firma sul primo successo esterno del Cosenza nel derby con il Crotone allo stadio Ezio Scida nel posticipo del tredicesimo turno davanti a quasi 9.000 spettatori. La scena dopo oltre 15 anni, una partita fra due formazioni che si gioca nel tutto per tutto. Pitagorici chiamati a vincere, così come i lupi, per risollevare le rispettive classifiche. Braia butta nella mischia Perina, mentre Oddo schiera il miglior 11 a disposizione. Ma i ritmi sono blandi nei primi minuti, una fase di studio con poco spazio alle belle giocate. Gli unici sussulti li ha creati il direttore di gara, il signor Aureliano di Bologna, che prima del riposo manda sotto la doccia anzitempo Martella per i padroni di casa, per questo fallo che giudica da rosso diretto. E poi per pareggiare i conti espelle Maniero, che un minuto prima si era rimediato un giallo per proteste e poi a tempo quasi scaduto compie questo fallo ingenuo che gli costa la doppia ammonizione. Salterà la sfida di sabato al Marulla col Padova. Nella ripresa allora si ristabilisce l'equilibrio dei calciatori in campo e Oddo prova l'inserimento di Marchizza per scuotere i suoi. Ma il Crotone appare contratto e il Cosenza ne approfitta. Tutino è come al solito l'uomo in più e al decimo fa tremare
fare lo sci da con questa conclusione che sfiora il palo. Minuto dopo Perina ci mette una pezza sul tiro a botta sicura di Budimir, poi con l'ingresso di Baclay che rileva Garritano i lupi provano ad azzannare, non prima però di aver tirato un sospiro di sollievo per il destro di Firenze tra i più propositivi che sfiora il palo. Il gol è nell'area e arriva alla mezz'ora quando Idda, ben appostato, ribadisce in rete una corta respinta di Cordaz su colpo di testa ravvicinato di Baclay. Esplode la gioia dei 2000 tifosi silani mentre cala il silenzio per i padroni di casa. Oddo prova il tutto per tutto inserendo Simi al posto di Molina. Braia risponde con Pascali per Dorazio, ma nonostante gli assalti dei pitagorici la gara si incanala verso il successo dei lupi. L'ultimo tentativo porta la firma del prodigioso portiere crotonese Cordaz, che in proiezione offensiva stacca di testa e va vicino al clamoroso gol del pari. Ma al triplice fischio il Cosenza festeggia e il Crotone recrimina per la seconda sconfitta consecutiva che fa ripiombare nello sconforto tutto l'ambiente che sperava dall'arrivo di Oddo in un cambio di rotta, fin qui non concretizzato, con i pitagorici risucchiati al sest'ultimo posto. La differenza che vedo tra l'allenamento la partita è sicuramente un qualcosa di mentale, perché questa è una squadra che in allenamento è determinata, è cattiva, non molla un centimetro, gli chiedi di fare una cosa la fanno, giocano, gli chiedi di muovere velocemente il pallone lo fanno, poi arriviamo in partita e è come se ci fosse un blocco psicologico, è come se cambiasse qualcosa, come se la palla scottasse un po', e sicuramente io mi assumo le mie responsabilità, probabilmente non riesco a trasmettere bene quelli che sono i miei concetti, non lo so, cercherò di trovare una chiave di volta. Braia lo aveva detto nella conferenza pre-derby, è arrivato il momento di raccogliere i frutti di quanto finora seminato e la vittoria con il Crotone può imprimere l'accelerazione giusta per risalire la classifica. Penso che alla fine ce lo siamo guadagnato sul campo questo successo, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, la partita di sacrificio, i ragazzi sono stati veramente bravi, hanno voluto vincerla e fortunatamente ci siamo riusciti. Questo era lo sport, il calcio con il derby. Abbiamo aperto il TG con la situazione meteo, molto preoccupante in Calabria. Vediamo le previsioni per le prossime ore. Oggi ancora maltempo per via del passaggio della perturbazione atlantica che ci interessa già dalla giornata di domenica. Domani però si allontanerà verso Levante lasciando spazio a correnti più fredde settentrionali. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani al primo mattino residue piogge sul medio e basso Tirreno e Catanzarese, poi graduale miglioramento con ampie schiarite. Da segnalare però nel pomeriggio aumento della nuvolosità sui versanti orientali e cosentino, con locali precipitazioni nevose su Sila e Pollino oltre 1200-1300 metri, temperatura in deciso calo per venti di tramontana. Passiamo al comportamento di mari e venti, domani mari agitati con venti forti di tramontana. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.